E con la rivoluzione industriale arrivarono i miliardari, che facevano a gara chi dava la festa più ricca e sfarzosa, cercando di superarsi l'un l'altro con i loro dolci giganti o con enormi cappelli. Facevano anche a gara chi aveva la dimora più grande. Un uomo addirittura fece placcare la vasca da bagno con una sfoglia d'oro da 24 carati. Pensate com'era fare un bagno lì dentro? Ma signorina, posti del genere non esistono solo nelle fiabe? Oh no! Esistono davvero, te lo assicuro, fidati. In effetti, quando avevo la vostra età, andavo tutta l'estate in una casa grande come quelle, beh, negli Stati Uniti. Lucy! Scusami. Scusate, godetevi il resto del tour. Lucy, fai di nuovo le visite guidate ai bambini. Per quello ci sono i nostri docenti. Scusa, Isabel, passavo di lì e mi sono fatta coinvolgere. Mi piace questa mostra. Vieni con me. Il mio direttore dello sviluppo mi serve di sopra. C'è da pianificare la raccolta fondi di stasera. Allora, dimmi a che punto siamo. Certo. Dunque, ho riorganizzato i posti. I principali donatori si siederanno davanti e tu sarai tra il sindaco e l'ambasciatore Phillips. Oh, Lucy, mi ricordi com'ero io. Direttore di museo si nasce, non si diventa. E tu hai proprio le caratteristiche di uno dei migliori. Lo sai, presto tornerò a New York. E non conosco nessuno che si impegni più di te. Oh, grazie. La tua passione e la tua conoscenza della storia sono innegabili. Le tue capacità organizzative sono ottime. Beh, ho deciso di nominarti mia sostituta per quando andrò in pensione fra un mese. Isabel, davvero? Oddio, sarebbe un sogno che diventa realtà. Prima che stappiamo lo champagne, c'è un ultimo ostacolo. Devo convincere il consiglio di amministrazione ad appoggiarti. E comunque li sfinirò come... Come il duca di Wellington sfinì Napoleone a Waterloo? Esattamente. Bene, cartellini con i nomi fatti, catering fatto, discorso di Isabel stampato e rivisto. Non credo che Annibale abbia penato tanto quando ha passato le Alpi. Qualcos'altro, Josephine? Direi che ci siamo. Siamo pronte per la raccolta fondi di questa sera. Bene, allora, visto che inaugureranno una mostra nuova al piano di sotto, vado a dare un'occhiata in anteprima. Capo, hai una riunione con la Fondazione Hobart alle 2 e poi con la signora Jacobs per il nuovo allestimento. E devi ancora richiamare quel bel professore di Cambridge che vuole invitarti ad uscire. Oh, non vuole invitarmi a uscire. Vuole che lo aiuti con la richiesta di sovvenzione. Lucy, tu sei vittima del tuo successo. Ma vado a portare questi giù in archivio. Oh, ci penso io. Coprimi se qualcuno mi cerca. Buon divertimento e goditi la nuova mostra. Scusi, signore, li sta buttando via? Sì, esattamente, perché? Questo vaso è di porcellana di Delft. Un vero tesoro. Valuti bene se buttarlo. Ah, non ne avevo idea. Grazie. Ci mancherebbe. Ne abbia cura. Salve, Nigel. Ha avuto una buona giornata? Ottima, Lucy. C'è questo per te. Una consegna speciale. Direttamente dagli Stati Uniti. Sembra importante. H.K. Rourke, avvocato. Lucy Windsor, ho cercato di contattarla da quando la sua prozia. Ma non è possibile. Lucy, mi dispiace, ho saputo di tua zia. Grazie, Isabel. Era una donna stupenda. Lei è morta il mese scorso. Oh, è questa? Sì, è la zia Grace.
l'anima più gentile e avventurosa che si potesse incontrare. Wow, che magnifica proprietà. Presumo della Gilded Age, a nord di New York? Quasi, a Rhode Island. Si chiama Villa Wyclef. Sono cresciuta passandoci l'estate. Tua zia viveva lì? Prozia, in realtà. Suo marito Arthur era l'ultimo dei Wyclef. Suo nonno Harry la costruì più di 100 anni fa. Ho parlato con i miei genitori e mi hanno detto che Arthur non aveva altri parenti in vita, così la zia Grace ha lasciato tutto a me. Hai ereditato la villa? Beh, non è una cosa da tutti i giorni. La zia Grace ci invitava ogni singola estate, finché non sono andata a Oxford. E lui chi è? Duncan, il figlio dei guardiani. Mia zia lo prese con sé quando perse i genitori. Comunque... Oh, Lucy, mi dispiace chiedertelo, ma devi andare negli Stati Uniti proprio adesso. Il consiglio di amministrazione si riunirà a breve. Sembra che, da come è scritto il testamento, se non ci vado subito perderò il controllo della proprietà e diventerà un bel caos legale. Lo capisco. Fa quel che devi fare, ma per favore torna presto. So di poter convincere il consiglio ad approvarti. Grazie, Isabel. Non ti accorgerai che sono partita? Oh, lo spero. Se non trovo subito un nuovo direttore, mi faranno bruciare. Sarà come... come il grande incendio di Londra del 1666. Esattamente. Fa buon viaggio. Grazie. Che bello rivederti. Salve, sono Lucy Windsor. Non hai bisogno di presentazioni. Ti ho riconosciuta all'istante. Oh, mi dispiace. Sei Eleanor, è ovvio. Non sapevo lavorassi ancora alla villa. Oh, sì. Quando sei stata qui l'ultima volta? 10 anni fa. Avrei voluto tornare prima, ma il lavoro mi ha impegnato davvero tanto. Tua zia Grace lo capiva, tesoro. Era sempre molto fiera di te. In città tutti ne sentono la mancanza, ma... ha vissuto una vita lunga e felice. Vorrei che fosse ancora qui. Lo vorrei anch'io. Beh, ora andiamo. Sarai davvero esausta dopo il viaggio. Grazie. Devo stare dietro? Beh, ora sei tu la padrona della proprietà, dopo tutto. Ma sono prima una vecchia amica. Così bello come mi ricordavo. Ho trascorso momenti meravigliosi qui. Se mi ricordo bene, tu e Duncan passavate molto tempo insieme. Eravate molto, molto carini, se posso dirti la mia. Follie di gioventù. In realtà, Lucy, a proposito di Duncan... Tranquilla, Eleanor. Lui è una delle cose che sono contenta di aver dimenticato. Proprio dove l'hai lasciata. Magica. E questo che cos'è? Il comitato di accoglienza? La recinzione del pascolo cade a pezzi e tua zia Grace non ha mai detto di no ai visitatori. Entra e mettiti comoda. Grazie. La porta è un po' dura. Capito. Solo un po' dura, eh? Lucy,
Duncan, che cosa ci fai in casa mia? Lucy, cosa ci fai tu in casa mia? In casa tua? È casa mia! E come ti è venuta questa idea? Non è una mia idea, è un fatto. È un fatto che è casa mia. No, è mia. Ok, io penso che forse c'è stato un qualche tipo di errore. Perché Grace non mi ha detto che avrebbe lasciato la casa a tutti e due? No, non te l'ha detto perché non l'ha detto a me. Non lo so, forse perché io ero qui e tu eri a Londra. Lascia stare, mi sembra evidente che ci sia stato un qualche errore burocratico. Hai cambiato i capelli. Già. Allora, come sei stata? Oh, molto bene, proprio bene, molto, molto bene. Bene? Bene. E tu lavori in un museo di Londra, ho sentito. Sì, e potrei anche diventare il direttore. Incrociamo... tocchiamo ferro. E tu sei diventato un architetto famoso ora? Famoso? Non lo so. Cioè, lavoro per una società molto importante a Boston. Mi ha fatto piacere rivederti. Scusami, Eleanor, perché non mi hai detto di Duncan? Ci ho provato, ma non volevi saperne. Faccio un po' di tè. E comunque, è ora che voi due facciate pace. Duncan, è stato un vero piacere. Do un'occhiata in giro, scusami. Sei mia ospite. È casa mia. Questo posto è sempre fantastico. Una finestra del 1890. Non ne costruiscono più case del genere. Ed è una bella cosa. Meglio un condominio moderno, un posto riscaldabile con un sistema idraulico ed elettrico di ultima generazione. È comunque magico. Sì, sembrerà magico, ma questo posto sta cadendo letteralmente a pezzi. Vedi i secchi? Va in rovina rispetto all'ultima volta che sei venuta. Per non dire che metà delle stanze sono già chiuse. Vedi il problema? Sì, inizio a capire. Grace dava il ballo della Guild Age qui. Già, questo posto ha visto momenti migliori. Negli ultimi due anni venivo durante il fine settimana per aiutare Grace con la manutenzione. È molto bello da parte tua. Era solo per affetto, devi fidarti. Seriamente, questo posto è un buco nero trita soldi e deve essere venduto alla prima occasione. Nel caso fossi tu il proprietario, ma non lo sei. Ma lo sono. E sto per andare a prendere un bel cartello vendesi. Questo se l'investitore, il signor Niven, è disposto ad ascoltare la mia presentazione. Richard Niven, il miliardario. Ah, lo conosci? Già. È specializzato nella costruzione di campi da golf e ho sentito che vorrebbe realizzarne uno da queste parti. Vuoi trasformare la proprietà in un campo da golf? Scherzi! Oh, scusami, avevi delle idee migliori per questo posto? Non in questo preciso momento, ma di sicuro c'è una soluzione migliore che trasformare una meravigliosa proprietà in un prato verde. Ma è un magnifico esempio di architettura del 1890. Le vetrate, i pavimenti di marmo... Via il vecchio, largo al nuovo. Oh, Duncan, come fai a essere così cieco di fronte alla storia che ti circonda? Come fai a non vedere che i conti non tornano? Ascolta, Lord Wright dei poveri, non sposterai una pietra da questa villa. Ok. Beh, tu che cosa suggeriresti? Ci deve essere stato un errore. Zia Grace non mi avrebbe mai messa in una situazione così. Suggerisco di chiamare l'avvocato Rourke per fare chiarezza sulla faccenda domani mattina. Bene. Bene. Scusa, in che albergo alloggi? Hotel? No, no, non sto in un hotel. Sto nell'ala ovest. Ala ovest di casa mia. Ottimo. Allora io starò nell'ala est di casa mia. Ottimo. Vado da quella parte, sì, verso l'ala dopo est. Grazie. Smettila di guardare se mi allontano o no. Smettila prima tu. Come va la vita nella tua proprietà? Da dove comincio? Ho scoperto che anche Duncan è qui.
Come Duncan? Suo padre era il guardiano, viveva nella villa. Ma lui è insopportabile come sempre. Duncan pensa di avere ereditato metà della proprietà. Co-proprietario di una villa, sembra romantico. Fidati, è tutt'altro che una cosa romantica. Ma devo ammetterlo, lui è proprio bello. No, dammi i dettagli, ti prego. Com'è adesso? Assomiglia alla nostra statua di Marcantonio, con la stessa tendenza al tradimento, e ha in mente di trasformare questo posto in un campo da golf. Un campo da golf? Mi sembra una sciocchezza. Esatto. Ma appena chiariamo con l'avvocato domani mattina, lo mando a fare le valigie. Beh, buona fortuna, Lucy. Grazie, Josephine, mi servirà. Ma che succede qui fuori? Ehi! Ciao, Duncan! Oh, buongiorno, Lucy! Vedo che ti svegli sempre presto! Hai mai sentito parlare del jet lag? Vagamente. Ma sono contento di farti riabituare all'ora locale. Ok, senti. Sono un po' stanca. Vorrei dormire ancora qualche ora. Lo devi proprio fare adesso. Beh, se vuoi fare una doccia calda prima di andare dall'avvocato, allora sì. Lo scaldabagno non funziona e devo accendere il vecchio boiler. Potresti tagliare la legna altrove? Oh, certamente. Ci rinuncio. Buongiorno, Eleanor. Ma non dovevi fare tutto questo? Ma certo che dovevo. Oh, è talmente bello che tu e Duncan siate di nuovo insieme. Non stiamo insieme. Esatto, non stiamo insieme. Mi sono espressa male. Una zolletta o due? Dolcificante? Lei è l'avvocato Rourke? Sì, ma Anna va bene. Ciao, Duncan. Ciao, Anna. Quindi voi due vi conoscete? Duncan mi ha portata alla regata di Newport. Oh, molto bella. Beh, prego, sedetevi. Per prima cosa le mie condoglianze. Grace era un pilastro della nostra comunità. La ringrazio, mi manca molto. Anche a me. È un po' strano parlare di affari in questo momento. E per questo dobbiamo parlare di quel che succederà. Beh, Duncan, riguardo all'errore per cui mi hai contattata, in realtà non c'è alcun errore. Per quanto riguarda il testamento di Grace, la situazione è abbastanza chiara. In parole povere, siete entrambi proprietari della villa. Cosa? Ma com'è possibile? Cosa ha detto Grace? È stata abbastanza precisa nel suo testamento. Ha disposto che possediate ciascuno il 50%. Mi dispiace non avervi potuto spiegare la situazione finché non siete venuti. Ma Grace ha voluto in questo modo. Duncan, Grace nel suo testamento ha ricordato il suo apprezzamento per ciò che tu e la tua famiglia avete fatto per lei e voleva esprimere la sua gratitudine. E Lucy, Grace sapeva che tu amavi quella villa quanto lei e che avresti fatto qualsiasi cosa per la sua proprietà. Ed è per questo che quello che ha fatto Grace non ha alcun senso. Beh, su questo siamo d'accordo. Ok, quindi se io ne possiedo metà... E io l'altra metà? Dobbiamo cercare di giungere a qualche... compromesso. Sentite, il fatto è che la casa è tutto ciò che rimane del grande patrimonio dei Wycliffe. C'è una piccola somma da pagare ad Eleanor, ma tutto qui. E ora, se non avete domande da farmi... Grazie mille per averci ricevuto, Anna. La ringraziamo. Ascolta, Duncan, ottime notizie. Il mio cliente, il signor Niven, vuole sentire la tua relazione per il campo da golf. Spero ti aiuti. Grazie. Non c'è di che. Quindi è Anna che ti ha trovato l'acquirente della proprietà? Sì,
Per una piccola provvigione del 10%. Vuole solo aiutarmi. A Londra lo definiremo un conflitto di interessi. Ok. Che ne dici se troviamo un modo civile di appianare le divergenze? Magari facendo colazione? Hai sempre un debole per i waffle? Che ne dici? Mi hai letto nel pensiero. Pancake e waffle. Va bene, Duncan. Grazie. E per lei? Aspetta, sei Lucy? Randall! Che piacere vederti! Ciao! Wow! Duncan e Lucy, mi fa piacere rivedervi insieme. Non stiamo insieme. Duncan, non mi avevi detto niente. Già, perché è stata una vera sorpresa anche per me, caro amico mio. Bentornata a casa, Lucy. I waffle li vuoi sempre con fragole e panna montata? È sempre fantastica la tua memoria. Allora, come ti va la vita? Oh, lavoro sempre qui. Aiuto Eleanor quando ha da fare. Do una mano con il festival. Passa a dare un'occhiata se hai tempo. Mi farebbe piacere. Va bene, vi servo subito. Randall è sempre uno spasso. Almeno è stato così gentile da mandarmi un bigliettino di Natale ogni anno. Sei andata all'estero. Non hai mai risposto a nessuna delle mie lettere. Senti una cosa. E acqua passata. Come mai sei ancora così amico di tutti qui a Newton? Credevo che fossi un architetto di spicco nella grande città. Io sono sempre tornato a Newton ogni fine settimana solamente per un motivo, e quel motivo è la proprietà. È un mostro che ha bisogno di nutrimento costante e io non ne posso davvero più. Ma quella casa è lì da più di 100 anni. Come fa a non importartene nulla? Facile. Senti, Lucy, se noi riuscissimo a vendere la proprietà, avrei i fondi per il mio studio di architettura e tu potresti tornartene a Londra con in tasca un bel gruzzoletto. Che cosa ne dici? Ma se Niven accettasse, che cosa succederebbe alla proprietà? Beh, i progetti che suggerivo io prevedevano ingressi aperti nei tratti che portavano ai campi da golf e forse potremmo perdere la rimessa delle carrozze, i giardini... Vuoi spianare i giardini? Duncan, dovrai passare sul mio cadavere. Hai la minima idea di quanto costa mantenere una proprietà del genere? No, ma voglio lasciarla in buone mani. Non so, magari potrebbe essere inserita nella lista dei luoghi storici e si potrebbero chiedere delle sovvenzioni per mantenerla. Sarebbe una fortuna se Niven accettasse. L'altra opzione sarebbe metterla sul mercato, ma a questo ritmo non passerebbe nessun controllo. Ok, allora che cosa proponi? Io suggerisco di vendere un po' di cianfrusaglie così da avere i soldi per sistemare il tetto mentre capiamo che cosa fare con tutto il resto. Va bene. Lo sapevi che i waffle sono stati inventati nel 1800 nel Principato Vescovile di Liegi? Sì, questo non lo sa nessuno. Beh, che ne pensi, papà? Io punto su Lucy. È sempre stata tosta fin da piccola. Vero, ma Duncan ha un paio di assi nella manica. È un peccato che non riescano a mettersi insieme, lo so. Certo. Magari gli serve un piccolo aiuto. Caffè, 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 caffè. Cosa? No, fuori, 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 via, 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 via. Andiamo fuori, 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 fuori. Buongiorno. Dov'è Eleanor? Ha lasciato un biglietto, è in città per il festival e ha lasciato la colazione sulla stufa. Nel frattempo, perché non usi le tue capacità rinomate in tutto il mondo per aggiustare la serratura della porta della cucina così Percy rimane a casa sua? Percy? Intendo la pecora che è appena entrata in cucina. Perché Percy? Perché è molto persistente. Ah, mi ricorda qualcuno che conosco. Lo aggiungo alla lista. Allora, ho fatto il conto delle riparazioni fondamentali da fare prima di far visitare la casa. Dobbiamo rinfrescare le pareti, sistemare un po' di finestre, pagare il rifacimento del tetto. Meglio cominciare. Questa casa resiste da 100 anni. Penso che resisterà il tempo della colazione. Non c'è tempo per la colazione. Duncan! Duncan!
Morgan, che cosa ci fai con quelli? Ci servono soldi per aggiustare il tetto, ricordi? Così ho pensato che potevamo vendere un po' di questi oggetti alla casa d'aste di Newton. Sembrano tutti importanti. Ma sono cose della zia Grace, un'eredità della famiglia Wycliffe. Che si sacrificheranno per impedire che questa casa cada a pezzi. Un gesto nobilissimo. Sono cose insignificanti. Insignificanti? Quello è un quadro d'olio del XIX secolo. Sì, con degli alberi. E quell'antico vaso veneziano in perfette condizioni. Questo coso vecchio. Oh, questi lampadari nel salone forse valgono qualcosa. No, Duncan, quelli mi piacciono da morire. Ok. Questo invece? Ne abbiamo a decine. Sono emblematici del fascino che la botanica esercitava nel 1890. Dobbiamo ottenerne almeno uno. Ok. Cos'è questa ossessione per la storia? No, questi sono tesori e... Questo è il diario di zia Grace. Di certo non lo possiamo vendere. Ok, scusami, l'ho preso per errore. Invece questo quadro con questa bella ragazza? Ah, divertente. Mm. Questa toletta vittoriana è un pezzo di antiquariato. Lucy, dobbiamo aggiustare il tetto, sii pratica per una volta. Ok. Va bene, ma fai in fretta. Pronta? Va bene. E questo? Sono fiero di te. Telefono a Randall, magari può aiutarci a portare tutto alla casa d'aste. Vengo con te per essere sicura che te li paghino il giusto. Ci sto. Gli anni 90 dell'Ottocento sono stati un momento unico, quando Harry Wycliffe decise di costruire qui la sua proprietà, finendo col costruire gran parte della città. E i Wycliffe hanno continuato la tradizione. Il nipote di Harry, Arthur, e sua moglie, Grace, costruirono il parco, laggiù. Ho solo splendidi ricordi di questo posto. Finalmente qualcosa che ci mette d'accordo? Antico dipinto a olio a $1,200. Non male, sono $3,000 in tutto. Ok, lo ammetto. Hai occhio per queste cose. Oh, caspita! Un complimento! Cesseranno mai le sorprese? Va bene. È come un viaggio nel tempo. Affascinante, vero? Mm-hmm. Sì, affascinante. Anche quella birreria che si trova in giardino mi sembra affascinante. Che fai? Vieni con me. Tu va pure. Io do un'occhiata. Lucy Windsor? Sei tu? Che bello, i signori Jorgensen. Ti ricordi di mio marito, ma certo. Lucy, quanto tempo. Randall ci ha detto che è ritornata. Grace sarebbe felicissima di riverti a casa. Sei venuta per gestire la proprietà, non è vero? Sì. E per competere con Anna Rourke. Tu e Duncan eravate una coppia fissa tempo fa. Escono insieme? No, ma Anna è bravissima nel tiro a segno e Duncan ha un bersaglio sulla schiena, che lo sappia o meno. Può prenderlo e mollarlo, per quanto mi riguarda. Beh, Eleanor ha detto che non avete ancora deciso che cosa farne della proprietà. Sì, abbiamo molte idee, ma ne stiamo discutendo. Lucy, vieni a cena nel nostro locale, così ti diamo il benvenuto in città. Mi farebbe piacere, ma io non mi fido a lasciare Duncan solo nella villa. Chissà che riuscirebbe a vendere la prossima volta. Beh, porta anche lui. Più siamo, meglio è. Ok, certo. A presto, allora. Ok. Lo prendiamo.
Beh, molto galante da parte tua. Me lo compri con i nostri soldi? No, offro io. Ogni centesimo serve per le riparazioni. Mi rimangio a quello che ho detto. Hai sempre avuto un piccolo lato dolce. Allora te lo ricordi? Peccato che i posteri ti ricorderanno per quello che cercò di trasformare un luogo storico in una trappola di sabbia. Ah, hai ragione. Ricordami, qual era la tua idea? Te l'ho detto, ci sto pensando. Posso prenderne uno? Un frullato? Tu sì che sai come conquistare una ragazza. Come ai vecchi tempi. Oh, sembrano buonissimi. Sì, che buon profumo. Sì. Oh, guarda lì. Accidenti. Ci credi che un tempo ci vestivamo così? Tra qualche anno qualche architetto moderno dirà la stessa cosa delle nostre fotografie. Mi diverto a immaginare chi fossero queste persone, dove lavoravano, dove vivevano, chi amavano. Non mi ricordavo quanto mi piacesse questo festival. L'antiquariato, i costumi, è tutto unico. Peccato ci sia una volta all'anno. Peccato che non duri tutto l'anno. Cosa? Niente. Torniamo a casa adesso. Sì? Allora, come va la vita nell'uscio? C'è molto più da fare di quanto credessi. E Duncan? Ha ancora il complesso di Napoleone con un piccolo tocco di Gengis Khan. Ma nonostante i suoi piani, ho un'idea per salvare questo posto. Oh, sento gli ingranaggi che girano. Qual è il piano? C'è talmente tanta storia qui in città che mi sono resa conto che la villa non deve essere solamente un bel monumento, ma i visitatori faranno un viaggio nel tempo. Come nel distretto storico di Williamsburg. Esattamente. La città è una tappa perfetta del circuito delle ville d'epoca e la nostra piccola Newton non ha nemmeno un museo. La vera sfida è come realizzare il programma. Beh, se c'è qualcuno in grado di farlo, sei tu. Oh, ricorda che hai il consiglio di amministrazione tra 4 giorni. Sarò pronta. Grazie, Josephine. Ciao. Ciao. Pensi davvero che il tuo piano funzionerà? Mi stavi spiando? Beh, certo. C'è l'eco nei saloni. Oh. Non avrai paura di un po' di concorrenza, vero? Paura? No, non credo. In quanto coproprietari della villa, non ti dispiace se presento una proposta alternativa al tuo potenziale compratore? Il signor Riven? Mm-mm. Certo che no. Ti terrà occupata mentre lavoro alla mia proposta. Prego, accomodati. Ok. E qualsiasi idea Niven voglia sostenere, saremo entrambi d'accordo. Certo. Non vedo l'ora. Buona fortuna. Salverò la tua casa, zia Grace. Ti dispiace abbassare la musica? Davvero? Dai, Duncan, mi aiuta a pensare. A me impedisce del tutto di pensare. Va bene. Ok, adesso stai canticchiando. Ci sono 39 stanze in questa casa. Perché non vai a lavorare in una di quelle? La casa è per metà mia. Credo che questo tavolo sia per metà mio. E questa stanza mi ispira. Come sta andando la presentazione? Molto bene. Ti ho detto della mia idea di trasformare il solarium in una mostra botanica? Ti ho già detto del mio progetto di trasformarlo in un pro shop? Ah, secondo la mia ricerca ci sono già 4 campi da golf nel raggio di 30 miglia. Ne serve davvero un altro? Secondo le mie ricerche ci vogliono anni per far sì che un luogo diventi di interesse storico. No. Ah, quindi ti sei informato sulla mia idea. Penso che il mio piano ti abbia un po' intrigato. Sì, esattamente, intrigato. Da quanto tu sia del tutto priva di senso pratico. Ma tanto per parlare, come pensi di finanziare il tutto? Parte della casa sarebbe uno spazio espositivo per antiquari e artigiani locali e venderemo i loro prodotti. Si chiama guadagno.
Guadagno? E il guadagno basterebbe per poter tenere in piedi tutta la struttura? Credo che valga la pena provare. Penso che tu abbia ancora la testa tra le nuvole. Allora, senti una cosa. Se dobbiamo dividere la proprietà, allora dovremmo stabilire qualche regola della casa. Ottima idea. Per cominciare, non stendere il bucato su mobili di infinito valore. Va bene. Non ascoltare la tua musica per più di un'ora al giorno. Bene. Credo sia tutto. Stasera ci aspettano a cena al pub. Come ci? Ho detto di sì per entrambi. Non ho potuto evitarlo. Bene, muoio di fame. Di sotto tra 5 minuti. Bene, guardate chi c'è, i nostri ospiti d'onore. Che cosa avete fatto? Oh, non è niente, solamente una cenetta di bentornato a Newton. Ma dai, non dovevate farlo. Figurati, voi due siete ufficialmente i nostri ospiti d'onore. Oh. Ciao, grazie. Grazie. Fiuto una trappola. Allora, gira voce che venderete la proprietà e scapperete lontano. Vuoi rispondere tu? Stiamo pensando cosa fare, ma io sto lavorando a un progetto per salvare la proprietà. Villa Wycliffe è l'eredità di questa città e non c'è nessuno meglio di voi due per custodirla. A Villa Wycliffe! A Villa Wycliffe! Oh, caro. Sai, Lucy, ricordo le estati in cui venivi a trovare Grace. Sembravi a casa tua qui. Di qualcosa che Londra e che qui non abbiamo. Ok, i musei. Oh, direi che la città intera è un museo. Non posso negarlo. Sentite, scherzi a parte. Qui mi piace da morire. Ma il lavoro dei miei sogni mi aspetta in Inghilterra. Il lavoro dei sogni? Beh, devo ammettere che il lavoro dei sogni è una cosa seria. Ma un dolce come questo capita una sola volta nella vita. Dolce? Oh! Wow! Davvero? Non dovevate disturbarvi così? Oh, sì, ma l'abbiamo fatta! Vedi, tua zia Grace ha aiutato ogni singola persona in questa città. Per esempio, io e Marcus ci siamo fidanzati al grande ballo che tua zia dava ogni anno. Randall ha imparato ad andare a cavallo nelle vostre scuderie e adesso è ora che restituiamo il favore. Bentornata. Bentornata. Bentornata, Lucy. Adoro questa parte della villa. Mi ero dimenticata quanto fossero tutti ospitali in questa città. Sì, certe cose non cambiano mai. Comincio ad avere la sensazione che vogliano convincerci a rimanere. Ah, ci sono cose peggiori che restare qui. Li senti? Che cosa? I grilli che cantano. Sono meglio delle nostre discussioni. È molto bello. Ehi, posso farti una domanda? L'ultima estate che siamo stati qui, che cosa è successo? Tu dovevi andare all'università. Andavi a migliaia di chilometri di distanza. Non poteva funzionare. Così mi hai lasciata e sei scappato? Era la cosa più pratica da fare. Pratica? Di nuovo? Qualcuno doveva pur farlo. Tu eri la sognatrice. Ok, senti, io lo so che la mia idea è un sogno quasi impossibile. E forse tu hai ragione, ci vuole tempo perché un luogo diventi di interesse storico. Ma non ce la faccio a stare seduta da una parte a guardare tutto questo che va via. In questa proprietà ci sono i ricordi più belli, i miei e quelli di zia Grace. Anche a me manca Grace. Io qui ci vivevo tutto l'anno. Conosco ogni centimetro di questo posto. Ci sono cresciuto qui. Sono andato a Boston per ricominciare, ma Grace serviva aiuto e questo posto, con tutti i lavori, continuava a richiamarmi ancora, ancora, ancora. Adesso devo dimenticarlo.
La mia attività è la cosa più importante della mia vita. Io ho sempre pensato al passato. E tu hai sempre pensato al futuro. Chi ha detto che la storia deve ripetersi? Che cosa intendi? Ok, diciamocelo. La proprietà divisa in due non funziona. Continua. Io voglio farci un sito storico, tu un campo da golf. Perché non fare entrambi? Non riesco davvero a seguirti. Che ne dici di uno spazio che metta in mostra la storia? È un mix tra le proposte. Interessante. Ma Niven si aspetta un campo da golf e nient'altro. Ma è un uomo d'affari. Possiamo raddoppiare il potenziale flusso di introiti, preservando la storia. Avremo così più turisti che vengono in città. È una soluzione. Vero? E daremo il ballo della Guild d'Age di Grace per far vedere la proprietà a Niven, mostrandola così come avrebbe fatto lei. Mi sembra molto ambizioso. Abbiamo 2 giorni per rimetterla a posto. Che ne dici? Un campo da golf che è anche un luogo storico, però... Già, perché no? Sarà la luna piena, ma penso che possa essere una buona idea. Ci stai? Ci sto. Quindi la fontana rimarrebbe dov'è. Va bene, e non dobbiamo spostare niente. La sala grande diventa il nostro ingresso principale. Siamo una squadra che funziona. Come Hamilton e Barr, prima dello spiacevole inconveniente. Certo. Che cosa manca? Essere un architetto hai molte abilità manuali. Grazie. Aiutavo mio padre ad aggiustare le cose che si rompevano. Lo sapevi che zia Grace e Arthur si sono sposati in questa casa? Chissà quanti altri matrimoni sono stati celebrati qui. Buona idea. Matrimoni, aggiungiamolo alla proposta. Giusto. Lo sai, il corteggiamento nel 1800 era davvero una cosa affascinante. Un gentiluomo, se voleva invitare la dama al ballo, doveva farlo con una lettera per evitare fraintendimenti. I corteggiatori si esibivano in serenate al chiaro di luna, poesia e atti di cavalleria, ovviamente. Molto stancante. Mi aiuti a spostarla? Certo. Oh, attenta! Oh. 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 Cavalleresco. Beh, direi che vado a lavarmi. E poi cosa dici se andiamo al festival? Perfetto, e cominciamo a parlare del ballo. È così bello che rifarete il ballo di Grace. Beh, è il gran finale della presentazione a Niven per preservare Villa Wycliffe. Dalli a me. Mi appendo in giro, che ne dici? Faremo vedere a Niven cos'è Wycliffe per la città. Provate e vincete un premio, signori. Forza, provate e vincete un premio. Vi porterete a casa uno splendido vaso della Gilded Age. Signorina, vuole provare? Oh, no, ti ringrazio molto. Oh, dai, Lucy, è divertente. Scommetto che qualcosa hai imparato in Inghilterra. Gli unici bersagli a cui miro sono le donazioni del terzo trimestre. No, grazie, no, grazie. Capito, hai paura. Beh, lo capisco. Ho paura? Va bene. Visto che la metti in questi termini, prenoto 2 turni. Ti faccio vedere io se ho paura.
Beh, cos'era? La tua tecnica è un po' confusa. Senti, posso? Allora, quando tiri le freccette, devi essere in linea con le spalle. Alza il gomito. Adesso tira. Va bene, ho capito. Ehi, guarda chi c'è! Direi che sei entrata nello spirito giusto, Lucy. Ci siamo solo prese una pausa dalla vendita per goderci il festival. Beh, mi sembra divertente. Gioco anche io. Anna, vinci tutti i premi tutti gli anni. Grazie. Sai, Duncan ha fatto il misterioso. Cosa avete fatto di bello voi due? Ma abbiamo solo cercato di fare il meglio per la nostra proprietà. Beh, vi ho trovato un'opportunità da non perdere. Spero siate pronti per Niven. Magari con la tua presentazione farai centro più che con le freccette. Così, quando avrai finito con la proprietà, potrai tornare a casa. E ancora questo è il tuo piano, vero? Sì. Sì, esatto. Non rimanerci male, Lucy. Ci si riesce col tempo. Sai che a Oxford usiamo la mano più debole per giocare con i principianti? Così ho vinto diverse volte. Oh, grazie. Complimenti. Sei stata bravissima. Sono contenta che la mia laurea sia servita a qualcosa. Grazie dei popcorn. Non c'è di che. Dividersi una proprietà non è difficile. Dividersi popcorn è una sfida. Beh, direi che stiamo facendo un ottimo lavoro. Sai, siamo molto diversi. Ma ora sembra che funzioni. Sai che cosa dicono degli opposti? Quindi, tu e Anna siete molto amici, eh? Certo, mi ha aiutato molto per alcune cose. Sicuro che non c'è altro? Sì, sicuro che non c'è altro. E tu invece? Ti vedi con qualcuno lì a Londra? No, non proprio. L'ultimo ragazzo con cui sono uscita era dolce, ma non riusciva ad apprezzare le cose che mi piacciono, capisci? La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando ascoltava una partita di cricket durante una mostra su Michelangelo. Oh, torniamo indietro. Sì, devo preparare la presentazione. E devi preparare il ballo della Guild Egg. Andiamo. Brr, si è scatenato tutto in un attimo. Accendiamo il fuoco, riscaldiamo questo posto. Oh, ci metteremmo molto meno se non avessimo le dita congelate. Bene, sbrigati. Ci sto provando. Vieni vicino, sto congelando. Il lavoro mi chiama di nuovo. Va bene, io rimango qui a cercare di accendere questa cosa. Ciao, Josephine. Lucy, come va la vita nel lusso? Adorabile. Mi manca solamente qualche piccola comodità moderna. Il riscaldamento, ad esempio. E Duncan, ti metti a dura prova? In realtà, ultimamente più Gandhi e meno Gengis Khan. Pensa un po'. Volevo solo dirti che ti ho mandato i fogli di calcolo che mi avevi chiesto con il totale dei donatori per la conferenza. Perfetto, grazie. Ti avviso appena ci sarà il collegamento video con il consiglio di amministrazione. Nel frattempo, riscaldati. Ciao, Josephine, grazie. Ciao. Ce l'ho fatta! Così va meglio. Tutto bene sul fronte inglese? Sì. Organizzo la videoconferenza con il consiglio di amministrazione. Per la tua promozione? Mm-mm. Ci tieni molto a questo lavoro, vero? Ovviamente. Allora perché mi sembri così poco convinta? Il fatto è che ho cominciato a lavorare nei musei perché mi piace la storia. Preservare il passato, condividere una storia raccontata da secoli. Ma il mio lavoro continua ad allontanarmi da queste cose. La maggior parte del lavoro vero è politica, formalità, budget e donatori.
Quindi questa tua promozione, il lavoro dei tuoi sogni, ti permetterebbe di fare quello che ti piace? In realtà non lo so. Allora perché lo vorresti? Chi è adesso? Sai, ho invitato un po' di amici. Io pensavo che potreste esporre la vostra merce nella villa. Quindi potrei esporre qui i miei abiti vintage. Esattamente. Ed Eleanor, pensavo che potresti mostrare le tue abilità culinarie nella cucina del piano di sotto. Meraviglioso. Scommetto che molti in città sarebbero felici di vendere antiquariato e artigianato ai visitatori. L'idea è questa e se il nostro compratore accetta la proposta, i vostri prodotti saranno esposti qui tutto l'anno. Allora, che ne pensate? Direi che è una grandissima idea. Fantastico. Beh, voglio vedervi pronti per la presentazione a Niven. E vogliamo vedervi domani al... ballo domani sera. Non vediamo l'ora. E non vediamo l'ora che voi apriate le danze. Come Grace e Arthur ai tempi. Aprire le danze? Beh, non possiamo interrompere la tradizione, vero? Aspetta un po'. Non ci credo. Mi stai dicendo che ti vergogni ancora a ballare? È proprio così. Va bene. Che ne dici di una bella rinfrescata? Posso avere l'onore? Sono anni che non ballo. Davvero? Pensavo che il tuo lavoro consistesse nell'andare alle feste. Non è il mio lavoro. E comunque quando vado alle feste ci vado per conoscere nuovi donatori. Non c'è tempo per ballare. E cosa succederà dopo questa promozione? Raddoppieranno le conoscenze, presumo. Quindi... Io... Vedi... Ci sono un po' di cose che vorrei... No, davvero, sì, perché infatti... la conferenza... la videoconferenza giusto... è importante, sì, per cui mi devo preparare, quindi... grazie del ballo. Di nulla, certo. Io... buona fortuna. Grazie. Ah, quando vuoi. Ciao. 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 Allora, siete pronti per il ballo? Sì, sì, direi di sì. Ovviamente lo sai, amico mio, che adesso hai un'altra possibilità. Di fare cosa? Dai, Duncan, è Lucy che se n'è andata, lo sappiamo entrambi. Sì, beh, tra poco tornerà a Londra, quindi la storia si ripete. Se ricordo bene, l'ultima volta non l'hai implorata di rimanere. Era la cosa più seria da fare. Forse c'è un motivo se siete tornati l'uno nella vita dell'altra. Ma non lo saprai mai se ti trattieni. Grazie. Ti ringrazio. Eleanor, hanno un profumo fantastico. Ti spiacerebbe metterli sul tavolo, per favore? Subito. Grazie. Che ne pensi di questo? Perfetto. Tua zia sarebbe orgogliosa di quello che avete fatto. Grazie. Qui. Io sì. Hai un momento? Che c'è? Niven arriverà fra poco. Lo so, volevo farti vedere una cosa. Ok. Ta-da! Sono andato da Randall per prendere l'antiruggine e il lucido. È stupendo! È tutto stupendo! Oh, sì, Eleanor ha trovato delle vecchie decorazioni di Grace. Allora, sei pronta per stasera? Sì, direi di sì. Ma devo ammettere che sono un po' nervosa. Oh, ma dai. Giovanna d'Arco era nervosa mentre radunava le truppe francesi? Beh,
No, ma non è andata a finire troppo bene. Oh, buona osservazione, è giusto. Cleopatra era nervosa? Si ritirò quando arrivarono i greci? No, erano romani, in verità non i greci, ma comunque sono personaggi storici importanti. Esattamente quello che intendo io. Come te. Finiamo di prepararci. Sì, 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 sì. Benvenuto, signor Niven. Grazie del suo interesse per l'acquisto di Villa Wycliffe. È un piacere. Anna mi ha raccontato molte cose su di voi. Abbiamo dei progetti da presentarle oggi e anche se non è proprio ciò che si aspettava, crediamo che sia un'opportunità anche migliore del campo da golf. Quindi, senza ulteriori preamboli... Immagini un resort con tutte le comodità di un albergo a 5 stelle. Golf, la spa, stanze di lusso... E con la storia di un museo internazionale. E passeggiando nella villa, gli ospiti... Potranno andare indietro nel tempo e immaginarsi tra le famiglie Vanderbilt o Morgan, facendo la vita dei gentiluomini o delle debuttanti. Cammineranno in mezzo alla storia viva. Potranno avere la Gilded Age a portata di mano. E dopo potranno farsi una partita a golf o bere un cocktail davanti al camino. Prego, mi segua. E il nostro Roseto è una location ideale per i matrimoni e per gli eventi. E rende omaggio al carattere storico della proprietà. Il tutto con ristorante e stanze a 5 stelle. Tutti i progetti sono qui nella nostra proposta e ecco la nostra idea per la ristrutturazione della villa. Una commistione di splendore storico e lusso moderno mantenendo questa splendida villa intatta e creando uno dei campi da golf più belli del New England. Prego. Grazie. Che cosa sta succedendo? Non è come avevamo detto. Sta tranquilla, andrà tutto bene. Tu aspetta fino a domani. Avrai sempre la tua provvigione, giuro. Io spero che tu sappia cosa fai. La città di Newton viene visitata da sempre più persone ultimamente e questa è per lei un'opportunità unica di creare un nuovo business. Ma c'è dell'altro. Ho passato qui tutte le estati da piccola e è stato il periodo più bello della mia vita. Mi piacerebbe che altri provassero le stesse emozioni, per questo vorrei che fosse una delle condizioni di vendita. A questo proposito, le faccio vedere dove si potrebbe piazzare la buca 9. Al nostro ballo di questa sera potrà avere un'idea di com'era la vita qui nella Gilded Age. Bene, non vedo l'ora. Detesto interrompere la tua fiaba, ma sto cercando di riunire tutto il consiglio per la videoconferenza. Sono tutti in posti con fusi orari diversi. Uno è in viaggio per Dubai, uno è a Singapore. Comunque ti aggiornerò. Benissimo, sono quasi a buon punto con tutto. Lucy, è arrivato il catering. Vieni a darmi una mano? Mi sembra che un gentiluomo ti stia aspettando. Mi devo preparare per il ballo. Divertiti. Ti darò un'ora di preavviso per la videoconferenza per prepararti. Perfetto, grazie Josephine. Ciao. Ti avrei invitata con una lettera, ma avevo paura che ci avrebbe messo troppo. Sei bellissima. Stai molto bene anche tu. Ti ringrazio molto. Me l'ha prestato Randall. Mi sembra di essere un po' troppo elegante. Non è vero. Ti sta bene. Andiamo. Vi presento gli ospiti di questa serata, Lucy e Duncan di Villa Wycliffe.
Crucifix, sei un incanto. A tua zia sarebbe molto felice che si danzi di nuovo nella sala da ballo. Grazie, Eleanor. Lo sai, meglio stare qui che avere un noiosissimo cocktail party con i donatori. Lucy, è ora. Tua zia apriva il galà con un discorso. Salve, grazie di essere venuto. Salve. Grazie a tutti di essere venuti questa sera. Prima che la serata abbia inizio, vorrei condividere con voi una cosa che diceva sempre la zia Grace. Bene, il padre di suo suocero, Harry Wycliffe, voleva che questa proprietà fosse di tutti noi. Qui il giardiniere si trovava a cena, a mangiare la torta di pesche, vicino al presidente Grover Cleveland, e Henry aprì le porte a tutti. E mia zia Grace approverebbe il fatto che stiamo tenendo in vita quello spirito. Non sono sicura di riuscire a seguire le orme di zia Grace, ma farò del mio meglio. E detto questo, che la festa cominci. Sei pronta? Mai stata così pronta. Tutto ok? Ci guardano tutti. Credo che stiano guardando me. E si stiano chiedendo come ho fatto a trovare una compagna così bella. Quindi devi tornare a Londra a breve? Beh, immagino che tutte le fiabe finiscano a un certo punto. Forse. Tornando qui, ho ricordato il passato. Ovvero? Di quanto ero felice qui e quanto sono felice ora. Che succede? Josephine, non l'avevo proprio sentito. Scusa, Duncan, torno appena possibile. Josephine, scusa se non ci ho risposto. C'è molto rumore qui e non ho sentito il telefono. Lucy, sei pronta? Sì, per quando? Sarebbe adesso. È la videoconferenza con il consiglio d'amministrazione. Salve a tutti voi. Ah, Lucy, è una pecora quella dietro di te? Già. E adesso possiamo passare ai numeri. Com'è andata? Onestamente, non bene. Mi dispiace. Tra la pecora, la musica e averli fatti aspettare un'ora è stato praticamente un disastro. Ma la buona notizia è che almeno adesso posso rilassarmi. Ti va di ballare? Volentieri. Grazie per questa splendida serata. Leggerò la vostra proposta, verificherò le cifre e risponderò entro domani alle 8:30. Buonanotte. 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 Niente ansia. Niente ansia, tranquilla. Otto e trenta, tempismo perfetto. Duncan, vada come vada. Volevo ringraziarti di aver fatto una cosa nobile qui e
di avermi ascoltata. Direi che siamo una squadra niente male. Splendida festa ieri sera. Ho dato un'occhiata alle cifre. La proprietà mi piace. Mi piace la vista, mi piace la città. Ma scusate se vado al sodo. Temo che ristrutturare la villa possa essere una spesa eccessiva da sostenere. Questo posto ha bisogno di un ammodernamento dell'impianto idraulico, di quello elettrico e di altre cose che adesso possiamo solo supporre. Quindi, per una ristrutturazione completa. Mi dispiace, ma i conti che avete fatto non tornano. La soluzione più conveniente sarebbe abbattere tutto e costruirci sopra un campo da golf. E presumo che me l'avreste proposto, se... Signore, lei non vede il potenziale maggiore? No, mi dispiace. Il mio cuore dice sì, ma i numeri dicono no. E i numeri vincono sempre. Temo che la mia risposta sia no. Mi dispiace molto. Vi dispiace scusarci solamente un attimo? L'accompagno alla macchina. Grazie. Duncan, te l'avevo detto che sarebbe successo. Ti ho servito un compratore su un vassoio d'argento, dovevi solo seguire il piano. Gli avevo detto del tuo progetto per un campo da golf. E gliel'abbiamo proposto, e non solo. Senti, Lucy e io... Tu e Lucy? Avevi promesso di prendere Lucy a bordo, non che avresti fatto scendere me. Senti, l'hai detto tu che sarebbe andato bene demolire la proprietà se fosse servito per venderla. Sì, sì, ho detto che andava bene demolirla, ma... adesso penso che ci sia un'altra possibilità. Che a Niven non interessa. Abbiamo solo un giorno per vendere a Niven il progetto che si aspettava. Devi farti venire in mente qualcosa che gli faccia cambiare parere. Aspetta un attimo. Lucy! Quindi la tua idea è sempre di demolire tutto? Ma tu stavi ascoltando di nascosto. C'è l'eco nei saloni. Lo ricordi? Sì, sì, io ho giurato ad Anna che ti avrei convinto a vendere a Niven. Per fare della proprietà un campo da golf. Beh, al momento mi sembrava la cosa più pratica. Pratica, di nuovo. Un'altra dimostrazione che non eravamo fatti l'uno per l'altra. Non sono sorpresa. Fai sempre quello che è giusto per te. Aspetta, non è come... Lucy! Lucy! Forse abbiamo una speranza, Duncan. Io non ne sono affatto sicuro, Anna. Mi ha appena scritto Lucy, ci dà carta bianca per fare quel che vogliamo della proprietà. Adesso? Così abbiamo le mani molto più libere e sarà facile trovare un compratore. Che vorrà certo demolire la proprietà. Duncan, avevi detto che volevi liberarti di questo posto. È la tua occasione. Un'occasione unica per un nuovo inizio. Avrai abbastanza soldi per aprire il tuo studio a Boston come volevi. È ora di pensare al futuro. Isabel, mi dispiace tanto per ieri sera. Perché ti stai scusando? Beh, dopo il fallimento della videoconferenza. Sì, beh, Lucy, i tuoi bilanci parlavano da soli. Spero che ti rilassi, perché quando tornerai dovrai indossare panni a cui non sei ancora abituata. Quali panni? I miei in particolare. Sono a favore della tua candidatura. Stai scherzando? Avrai un aumento di stipendio, naturalmente. È meraviglioso. Sì, ne parleremo lunedì quando tornerai a Londra. Devo darti una risposta subito. Lucy, forse non ti è molto chiaro. Il consiglio ha approvato, hai il lavoro che volevi, quello per cui molte persone ucciderebbero.
Sì. No. Certo, sono contenta come... Come Alessandro alla conquista dell'Egitto nel 322 a.C.? Sì. Non esattamente. Sono felice di accettare il lavoro, Isabel. Grazie. Ci vediamo domani appena torno a Londra. Bene. Ci vediamo. Oh, Lucy, ti sei svegliata presto. Potresti darmi un passaggio all'aeroporto? Oh, certo, ma certo. Non sapevo che saresti tornata a Londra così presto. Onestamente, neanch'io. Beh, dammi soltanto un attimo. Mi metto il cappotto e ti accompagno subito. Ok. Marcus, abbiamo un problema. Mi mancherà tanto questo posto. E tu mancherai a tutta Newton. Quanto dura il tuo volo di ritorno? Una decina di ore all'incirca, senza scali. Ma ho da leggere il diario di zia Grace. Ho pensato di prenderlo come ricordo. Penso che Grace lo avrebbe apprezzato. Ciao, Lucy. Ciao. Cosa c'è, Duncan? Di solito lo sbrani in due secondi, il mio panino Montecristo. Niven parte tra un'ora e devo finire questa presentazione. Eleanor mi ha telefonato per dirmi che Lucy è andata all'aeroporto. Come? Se n'è andata? Testarda come sempre. Ci sarebbe il testardo qui? È anche orgoglioso. Avrei un'altra scelta. Non ha voluto nemmeno che mi spiegassi. L'hai fatta fuggire una volta. Pensi di fartela scappare di nuovo? Ho altre opzioni. Vai a fermarla. Non credo che voglia vedermi adesso. Sai, io e tuo padre eravamo amici. Se lui fosse qui, so cosa ti direbbe. Che cosa? Essere il tuttofare di quella proprietà era molto più che cambiare qualche lampadina. Tuo padre si prendeva cura di una cosa preziosa. Sapeva che valeva la pena di salvarla. Randall, ho un lavoro per te. Qua si gente, una crisi a Gitto. Il banco è iniziato, ripeto. Qua si gente, sono pregati di recarsi a Gitto. Il banco è iniziato. Lucy! Lucy! Ehi, Lucy! Duncan, che cosa ci fai qui? Devo parlarti. Non posso lasciarti tornare a Londra senza che tu capisca. Non volevo lasciarti andare quell'ultima estate. Lo so. Ho letto il diario di zia Grace e le descrizioni di come mi aspettavi tutte le estati prima che arrivassi e di quanto eri triste tutte le estati quando partivo. Vorrei che mi dessi un'altra possibilità. Quale,
Quale possibilità? Ho lavorato ancora alla proposta per Niven. È un affare a lungo termine, ma potrebbe piacergli. Potresti rimandare il tuo volo di un solo giorno. Non lo so, Duncan. Tu avevi ragione, non sembra molto pratico. Lasciarti andare è stata la decisione più pratica che ho mai preso. Ma è stata anche la peggiore di tutta la mia vita. Ti chiedo di fidarti di me. Ti prego, per favore. A che cosa avevi pensato? Te lo dico mentre torniamo indietro. Ma adesso dobbiamo dare la caccia a un miliardario. Va bene. No, certo, capisco che il signor Niven abbia i minuti contati, ma... Ok. Certamente, ci proveremo. La ringrazio molto, sì. Sì, a presto. Ok. Allora, Niven ha un volo per Aspen dai suoi nipoti, ma la sua assistente ha detto che probabilmente riusciremo a intercettarlo prima che esca dall'albergo e vada all'aeroporto. È la mia macchina? Sì, signore. È per lei. Accidenti, il festival, me l'ero dimenticata. È l'ultimo giorno. Dobbiamo andare a piedi. Va bene. Quelle sedie sono perfette per il tavolo. Sì, hai ragione. Dobbiamo sbrigarci. Su, dai, stammi dietro. Mi scusi? Scusi? Scusi. È impossibile. Scusi, scusi. Ascolti, giovanotto, si sbrighi, ho un aereo da prendere. Non riesco a capire. Non mi è mai successo prima. Forse si è ingolfato. Lo farò ripartire in men che non si dica. Ehi, Duncan, aspetta, vieni qui. Quanto costa? Ah, ecco qui, pronti a partire. A meno che non voglia mangiare qualcosa, conosco un ottimo ristorante. Parta, per favore. Va bene. Signor Niven! A un minuto, due al massimo. Sentite, apprezzo i vostri sforzi, ma voi dovete capire che non è mia abitudine rivedere un'offerta dopo che l'ho rifiutata. Giusto, ma noi non parliamo più di vendita, ma solamente di un piccolo investimento di avvio. Minori rischi per lei, molto più guadagno. Ci ha detto che il suo cuore diceva di sì, ma i numeri no, giusto? Beh, adesso penso che vedrà che i numeri dicono di sì. Sono riuscito a modificare i costi della ristrutturazione per risparmiare un po', di modo che dopo l'investimento iniziale potremo ristrutturare solamente grazie ai nostri guadagni. È tutto qui. Lo leggerò sull'aereo. Anche se i numeri quadrassero, perché dovrei voler investire in un sito storico? Perché è una cosa impagabile, tramandare la nostra storia. Lei è nonno, giusto? Bene, come vuole essere ricordato dai suoi nipoti? Come quell'uomo generoso che gli ha pagato il college. Mia zia Grace mi raccontava di un altro uomo generoso, il barone della ferrovia, Henry Wyclef. Un uomo molto ricco, che voleva che tutti intorno a lui vivessero nella ricchezza. Costruì l'intera città, i parchi, la biblioteca. Il suo spirito è ovunque, in ogni luogo. Lo può vedere da solo, è tutto qui. Le persone si ricordano ancora della sua generosità e se avrà la lungimiranza di aiutarci a preservare la sua eredità, magari tra mille anni la gente si ricorderà di lei con lo stesso affetto. Questa è la cosa bella della storia, che dura per sempre. Ci sentiremo presto. Andiamo. Ho
Ho appena sentito Anna al telefono. Secondo me l'hai davvero convinto. Convincere la gente era il mio lavoro. Com'era? Ho capito una cosa. Il mio futuro non è in qualche ufficio cinque piani sopra la mostra a fare noiosi e aridi bilanci. Il mio futuro è qui. Quindi rimani. Questo è il mio posto. La mia casa è qui e anche il mio cuore. Bene, grazie. Prego. Non male? Non male davvero. Allora, come si sta ad avere il proprio studio di architettura in casa tua? Come in casa mia? No, scusa, pensavo che fosse casa tua. È casa nostra. Già, è casa nostra.